E siamo pronti qui sulle frequenze di Radio Gela Express per accogliere Girolamo Sacco e per ascoltare l'inedito Batman e Bugo. Ce l'abbiamo già in diretta. Noi ci siamo radiotrasportati a Bari. Diamo subito la linea a Girolamo. Eh beh, sì, abbiamo interrotto la base che stava andando, il brano stava andando in onda perché abbiamo aperto anche una diretta Facebook e già arrivano i primi like, mandiamo anche un cuoricino e noi siamo in collegamento con Girolamo Sacco, se non mi sbaglio, non vorrei fare una gaffa direttamente da Bari. No, da No, Bologna. da Bologna, non l'ho fatta la gaffa, ma va benissimo, È la metto quella. Vabbè, 14. meno male che hai corretto perché ho già fatto la presentazione, va bene lo stesso, noi insomma siamo super interattivi, ti ho fatto anche ridere e sono contenta. Allora, va bene, sono reduce da una bella giornata felice, devo dire, nottata felice, però insomma ancora ho i neuroni che sono un pochino sparsi. A casa, a casa. Allora, Girolamo, parliamo di questo inedito che ho trovato veramente eccezionale. È eccezionale, dal brano anche al videoclip. Ti devo dire che mi ha particolarmente colpito, ma non voglio dare troppe parole io, visto che oggi sono disconnessa. Quindi faccio parlare te, faccio presentare questo brano agli amici in diretta sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Guarda, Batman e Bugo è stato fatto proprio per questo, per dare un po' di energia, di carica, e quindi mi fa piacere che arrivi, insomma, perché io quando l'ho pubblicato ho detto se fa lo stesso effetto che fa a me e a noi, e non, a noi in studio, se fa lo stesso effetto fuori, è bello, insomma, da far girare, perché comunque un brano che esce in un anno complesso, complicato e gli dà quella scossa diversa, no? È un brano particolare, quindi mi fa piacere che arrivi questa energia, Ma anche il questa. modo in cui è stato presentato, ti devo dire, sono dei piccoli dettagli che sono veramente particolari, devo dire, che hanno destato molto anche la mia attenzione, parte Bologna che mi è sfuggita, ma va bene, cioè questa cosa non mi sta bene, no, va bene, è andata, è andata. E allora ci sono palazzi e parli di supereroi, no? Supereroi, parlando di Batman, parlando del supereroi, così definito nella tua biografia, Sì, c'è Batman, ma c'è anche e che Bugo. c'è anche Bugo, quindi come mai questa scelta? Te la devo fare sta domanda. E perché sono un po' i due supereroi di quest'anno, diciamo, no? Uno perché, allora, Bugo è un supereroe perché rappresenta l'Italia prima del lockdown, prima di tutto il problema del coronavirus. Il Sì. problema era lui. A un certo punto lui dice, guarda, me ne vado, e quando lui va effettivamente arrivano i problemi veri. L'altro invece è Batman, perché Batman, lo sappiamo, è un eroe da lockdown. Esatto, Quindi esatto. ha la mascherina al contrario, c'è da dire questa cosa qua, perché lui ha coperto il naso e gli occhi e ha libero invece la bocca, vabbè. È Però vero è come. quello che tutti vorrebbero essere quando ci sono questi problemi, cioè essere Batman. E ho colto l'occasione di una frase che mi è stata detta per metterla nella canzone e raccontare queste due visioni, che poi sono la scusa, perché in realtà poi i due supereroi sono la cornice, quella che è una storia sentimentale che si svolge sui tetti, cioè ragazza che incontra la ragazza sui tetti, nel ritornello sentite che poi è una storia d'amore, e anche nello special di Devon c'è tutto questo thread union, no, tra quello che sono questi simboli di quest'anno Girolamo, e ma un po'. Batman e Bug è anche un featuring. Sì, esatto, perché c'è anche Devon Miles, spettacolare, che fa un minuto in inglese tra americano, giamaicano.
Cioè, io ero lì che aspettavo, ho detto, ma adesso già ci dobbiamo arrivare, vorrei capire come fa adesso a integrarlo, eccetera, ma una cosa, cioè un lavoro veramente incredibile, un lavoro E poi è incredibile, praticamente davvero. un'altra canzone dentro la canzone. Esatto, è anche una bella performance, ti devo dire davvero, cioè io invito tutti, anche coloro che stanno seguendo in questo momento la diretta Facebook, noi tra poco chiaramente lo condivideremo sulla pagina, lo troverete sul sito e vi invito a vederlo e a rivederlo e riascoltarlo, insomma l'uno e l'altro insieme si... Proprio è un abbraccio di proprio di è bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Girona, vuoi dire qualcos'altro? In particolare so che ti sei avvicinato alla musica a 19 anni, insomma, c'è veramente anche da parte tua un percorso particolare, no? Che ti ha avvicinato. No, sì, io sono arrivato a questo brano dopo un album che è uscito l'anno scorso, Mondi Nuovi, dove raccontavo questa storia di questo ragazzo che decide di partire dalla Terra e volare nello spazio. E poi quando si è verificato tutto quello che si è verificato, in qualche modo mi sono accorto che io un anno prima stavo raccontando il futuro in qualche modo. E mi Intanto sono do un il po' buongiorno Emanuele, è spaventato. arrivato un messaggio, quindi nel frattempo saluto anche gli amici che seguono, che ascoltano. Sono qua per te, per ascoltare questo inedito. Grande, grande. E dicevo praticamente che sono un po' spaventato perché raccontavo il futuro. Quindi in questo pezzo qua, per la prima volta, sono arrivato a raccontare quel che mi succedeva in quel momento. Quindi è una discesa sulla terra, questo pezzo nella mia, diciamo, storia E infatti gioco questo, dai pianeti al pianeta Terra, assolutamente questo Esatto. ritorno sulla Terra. Noi, Nell'Italia del 2020 con questi esatto, due supereroi e questa storia tra che l'altro se ce la anche facciamo lo farò anche determinata. ascoltare qui, visto che io finisco le 13, quindi avremo anche modo magari di fare un passo indietro e di far ascoltare il brano che ha anticipato Batman e Bugo. Noi siamo pronti ad ascoltarlo, quindi a te il microfono per presentarlo qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Amici di Gela Express, di Victoria Express, godetevi questo viaggio cinematografico e pop con Bellissimo. Batman e Bugo. Grazie Gerolamo, alla prossima! Ciao. Ciao. Sul tetto, qua si vede tutta quanta città. Tu che mi guardi e dici che io in fondo sono come Batman, con valori nobili ma sogni di follia. Il mio logo sui palazzi, un Evercard di fantasia. Ho un arsenale ritmico sottoterra nel garage e prendo la rincorsa e bon voyage. Saluto a casa, lo so che tu forse poi ci si innamora, come il sole che finisce in mare brucia ancora. Cioè niente più, oh, come non devo.
what I mean. Stay together, live forever. But since I used to dream, think about this time for real. Curtains close, so let it be. Bright day, get a 10. After all, we're humans. Life is a 10 when I need guitar. Stronger together, I break it up. So we're stronger together, we stay on top. Always believe in no stop. Close up, we stay even when apart. Now maybe a dream, but the things are start. Ditemi se non vi è piaciuto, è bellissimo. Adesso vi giro anche il videoclip, ovviamente sulla nostra pagina Facebook. E io vi ringrazio sempre per la vostra partecipazione. Per chi ha concluso la settimana, perché si ferma il venerdì, chiaramente buon relax. Io vi aspetto domani alle 11.40 per augurarci buon weekend. Grazie a Sara, grazie. Allora, ad Alessio, grazie ad Emanuele, insomma grazie a tutti per la vostra partecipazione. Un bit bacio a tutti, a domani.